Peggy 18. Ciao, Nejo. Salve! Cosa posso fare per te questa volta? Cosa significa esattamente il Aklkalb? Un saluto educato e leggermente adulatorio. Non saprà come ringraziarti. Arrivederci, Nejo. Ciao! Salve! Ciao! Spiedini? Sì! Il Aklkalb? Sporco! Cattivo! Cattivo! T'ammazzo! Ehi, calmati! Volevo solo... Pista! Salve! Sporco! Cattivo! Va bene, vado! Cosa diavolo mi hai detto di dirgli? Pazienza! 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 Sono stato inseguito da un venditore ambulante di spiedini con intenzioni omicide e tu mi chiedi di essere paziente. Ma tieni conto che quando stavi scappando da Arto, non stava usando la spazzola. Aspetta un attimo. Mi stai dicendo che sono stato usato come tattica diversiva? La tua spazzola, signore! Non posso credere che tu mi abbia messo nella lista nera di un venditore ambulante di spiedini solo per una spazzola per il water. Il fine giustifica i mezzi, signore. Sì, sì, ma non eri tu a rischiare la pellaccia, eh? Ma smettila di lamentarti. Ah, lasciamo perdere. Arrivederci, Nejo. Ciao. Ciao, Nejo. Il tuo gatto non è proprio amichevole. No, signore, non è per niente amichevole. Perché lo tieni? Ah, non è mio. È solo che riposa dove gli pare e oggi ha deciso di rimanere là. E come direbbe Kipling, è un gatto che cammina da solo. Orgogliosamente indipendente. Così sembra. Arrivederci, Nejo. Ciao. Ecco la sua spazzola, signore. Non è stato facile recuperarla. Il manager mi prese la spazzola, mi diede le chiavi del bagno come ricompensa e si allontanò con passi pesanti. Di che si trattava? Manager, lui dice, guarda che stato. Deve essere pulito con detergente prima che lo usare. Lo ha veramente detto? Il linguaggio gestuale avere grande significato, sai? Oh, sì. Era un dispenser contenente un asciugamano che si arrotola. E pensai che i francesi avevano degli strani bagni. Non avevo bevuto niente da stamattina e non avevo bisogno di usarlo.
Ma guarda un po'. Era un dispenser contenente un asciugamano che si arrotola. Lo specchio era sporco, come tutto il resto. Ciao di nuovo, Ultar. Allah sia lodato. Essere una volta ancora... Cosa significa il Akl Kalb? Chi te lo ha insegnato? Nejo mi ha detto di dirlo ad Arto. E Arto inseguire con grosso coltello, vero? Sì. Come fai a saperlo? Conosco Arto. Gli hai detto in pessimo arabo che suo kebab fatto con carne di cane. Ho detto che usava cibo per cani. Non mi meraviglio che si sia infuriato. No, Ultar non intende carne per cani. Ultar intende carne di cane. Oh! Guarda, ho le chiavi del bagno. Si tratta di obiettivo della vita di cui ho letto su una rivista? Cosa significa per te questa catena del bagno? Hai riavuto indietro spazzola così potevi rubare catena? Sei proprio tipo strano, signore. Ci vediamo, Ultar. Che la fortuna sia con te, signore. Il venditore di tappeti aveva una varietà incredibile di merce. Se avessi avuto tempo e denaro, forse avrei comprato un paio di tappeti. Salve, Dwayne. Salve, George. Cosa posso fare per te, ragazzo mio? Ho le chiavi di un bagno. Di un bagno dei dirigenti? No. Che cosa ti fa venire in mente questa catenella per lo sciacquone? Mi fa venire in mente che qualcuno non può tirare lo sciacquone. Va bene, ci vediamo, Dwayne. Contaci, George. Ciao, Nejo. Salve. Cosa posso fare per te questa volta? Arrivederci, Nejo. Ciao. Salve, Pearl. Guarda chi si vede. Ciao, George. È così bello rivederti. Sai cosa vuol dire il Akl Kalb? Ehi, sembra qualcosa di romantico. Sì, ma non penso lo sia. Sei un'appassionata di pezzi d'antiquariato? Sì, che cos'hai, George? Cosa ne dici di questa bella statuetta? Oh, George, sarebbe ideale, ma... non lo so. Sembra nuova, George. Non stai cercando di fregarmi, vero, George? Santo cielo, no, Pearl, nemmeno per sogno. Devo andare adesso, Pearl. È stato un piacere, George.